Ci troviamo al Lago del Segrino, abbiamo scelto uno sfondo particolare per la nostra intervista di oggi per Asso TV e qui alle nostre spalle appunto il bellissimo sfondo del Lago del Segrino e abbiamo un artista, un musicista intanto, ma anche scrittore e oggi presentiamo Marco Fusi, Guardare lontano è il suo libro appena uscito e conosciamo la storia di questo libro e se vuoi anche raccontarci, magari ci addentriamo anche nelle tue storie sì. di artista particolare. Facciamolo vedere, questo qua intanto è il libro. Raccontaci un po' come nasce questo libro. È dato dal fatto che comunque io, oltre ad aver fatto studi musicali, ho fatto studi universitari in antropologia culturale. La mia tesi di laurea è stata pubblicata dall'università. Poi ho rinunciato a fare il dottorato proprio in virtù della carriera artistica, però la passione per la filosofia e per la ricerca mi è sempre rimasta e quindi ho deciso di non accantonarla ma di pubblicare questo libro che è frutto di anni di ricerche. L'aggressività secondo la filosofia e l'antropologia culturale, che cosa significa? Sì, ho fatto un lavoro comparato perché in realtà il nostro concetto di aggressività è molto legato a quello che noi riteniamo sia il mondo primitivo. Facciamo due esempi molto famosi, quello di Hobbes e quello di Rousseau. Penso che tutti, anche da reminiscenze scolastiche, si ricordino come Hobbes fosse il teorico dell'innata cattiveria dell'uomo, malvagità dell'animo umano. E se chi si ricorda, nel Leviatano viene appunto portato come prova di questa cattiveria il continuo stato di guerra che c'era presso i selvaggi, che Hobbes aveva ricavato dalle sue letture dei resoconti dei primi esploratori. Oppure Rousseau, al contrario, sosteneva l'esistenza che l'uomo, l'animo dell'uomo fosse buono, fosse stato corrotto dalla società e portava appunto come esempio il buon selvaggio. Quindi lo studio degli uomini primi, di quello che è le abitudini di vita degli uomini primitivi non è una semplice curiosità ma è qualcosa di indispensabile per definire l'essenza, la nostra essenza, quello che noi riteniamo sia la nostra essenza. Quindi io ho voluto fare un'analisi comparata tra filosofia e antropologia per cercare di scoprire un po' quello che è la nostra immagine di esseri umani che abbiamo elaborato nel corso dei secoli. Senti, qua nel tuo libro, io lo sto sfogliando mentre tu parli, sì. E si parla anche di bambini. Certo. Ecco, educazione e comportamento non aggressivo, c'è questa apertura di dove parla, dice, per comprendere l'educazione di un bambino, Kung è necessario descrivere. Raccontaci un po' questa cosa, questa sì, visione. È interessante, anche qui parliamo, è collegato, l'immagine che noi abbiamo della nostra natura è collegata alla pedagogia. Rousseau, che era il teorico del buon selvaggio, è stato anche il fondatore della pedagogia. E quindi c'è stato un interesse molto forte nel vedere come queste popolazioni educassero i loro bambini, in particolare quelle tribù che sono state trovate in cui la guerra era assente. Lì si parla degli indigeni del Kalahari e tutto questo ha dato luogo a una vasta letteratura e anche a tutta una serie di opinioni contrapposte che io esamino nel mio libro. Qui si parla anche di guerra e stabilità sociale. Sì. Ci vuoi raccontare qualcosa sempre in merito ovviamente a quello che racconti all'interno? Noi non possiamo prescindere dall'esame dell'aggressività senza pensare alla guerra, che è un po' l'atto collettivo. Un atto aggressivo collettivo, diciamo, un atto di violenza collettiva. E quello che ha molto interessato gli antropologi è vedere come la guerra incidesse sulla guerra nella vita di questi popoli. E il risultato interessante è che, a parte poche eccezioni come gli indigeni del Kalahari che abbiamo appena citato, comunque
che stavano in zone desertiche, in cui le condizioni di vita erano molto difficili, quindi era necessaria la collaborazione. Per tutto il resto, questi popoli si facevano continuamente la guerra, di continuo. Noi siamo convinti che il secolo più cruento sia stato il XX, con le due guerre mondiali. In realtà, se noi andiamo a vedere le percentuali di morti che c'erano a causa della guerra nei popoli primitivi rispetto al XX secolo, vediamo che presso i popoli primitivi erano molto più alte. Cioè loro si